Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati nel canale, io sono Emiliano74 e oggi siamo qui in compagnia di Optimus Prime! Bene ragazzi, oggi i miei saluti speciali vanno ad Andrea Mancinelli e ad Alessia. Se anche voi volete essere salutati in uno dei miei video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e verrete accontentati. Chi ci abbiamo oggi qua, ragazzi? Allora, questa è una di quelle cose che non ti aspetteresti mai di acquistare finché non te le ritrovi davanti. Infatti, oggi sono andato a fare spesa all'Eurospin e nel reparto, diciamo, giocattoli, quel reparto dove ci sono diverse cosine, ho trovato questi simil Lego della Cuboland Robots, che non è neanche difficile trovare perché ho fatto già caso altre volte che ci sono quasi sempre, soltanto che questa volta la mia attenzione è stata attirata da questo perché assomiglia moltissimo ad Optimus Prime. Ovviamente è una rivisitazione di Optimus Prime e devo dire che se effettivamente sarà così, è anche molto carino. Questi costano 4 euro l'uno. Dietro c'è tutta la checklist, possiamo trovare questa versione di Optimus Prime, questo credo sia una specie di Bumblebee, questo non mi ricordo adesso come si chiama, credo sia una versione di Hound, questo invece non lo so, comunque dai colori sembrerebbe un Decepticon. Qui ci viene indicato anche quanti pezzi ognuno di loro ha per essere assemblato, nel caso di Optimus Prime abbiamo 158 pezzi, è trasformabile, quindi da robot passa a veicolo. Qui la casa credo sia il giocoliere. Comunque, ragazzi, 4 euro è veramente regalato. 4 euro è il costo di una bustina da edicola. Quindi, che dite, lo andiamo ad aprire, vediamo insieme un po' come è fatto. Io sono veramente molto curioso. Allora, qui serve sicuramente il taglierino perché c'è lo scotch. Bambini, fate sempre attenzione a quando maneggiate questi arnesi perché sono pericolosissimi. Al limite, fatevi aiutare dai vostri genitori. Allora, vediamo un po', eh. Questi sono tutti i mattoncini. Eccoli qua. E poi abbiamo anche il foglietto illustrativo. Vediamo un po'. Eccolo qua. Ma che pappia di roba, guardate qua. Va bene, facciamo una cosa. Adesso io lo vado a montare perché ovviamente ci vorrà un po' di tempo e poi ci rivediamo qui insieme. E boom! Eccoci qua con il nostro Optimus Prime montato. Devo dire che mi sono divertito tantissimo. Montare questi mattoncini è sempre un bel divertimento, poi che siano Lego o sottomarche, questo non ha importanza, ragazzi. L'unica nota negativa è che, contrariamente da quello che pensavo, perché sulla scatola c'era scritto trasformabile, il nostro Optimus Prime non si trasforma in veicolo, ma bensì dobbiamo smontarlo e rimontarlo in modalità veicolare. Infatti qui, come vedete, avanzano un po' di mattoncini ed altri adesivi. Infatti sul libretto illustrativo risulta proprio un'altra trasformazione a parte quella del veicolo. Comunque io ho scelto di metterlo nella modalità robotica perché mi piace di più. Ci sono alcuni adesivi carini da applicare, come vedete. La faccia di Optimus Prime è veramente molto bella, lo ricorda veramente tantissimo, vedete? Quindi dai, è carino, un oggettino da 4 euro che non possiamo certo chiedergli più di tanto, ma è veramente simpatico. Quindi bambini, e non solo, perché se l'ho preso io, lo possono prendere anche quelli dell'età mia. Io sono un fan di Optimus Prime, quindi questo si andrà ad aggiungere alla mia collezione di Optimus Prime, così ce li ho in tutte le salse. Vedete, date un'occhiata all'Eurospin perché si trovano facilmente. Come vedete è anche molto ben articolato. Si può posare un po' come vogliamo, non ti smontare però, ecco, anche la testa ruota, le gambe, vedete, vengono in avanti, si aprono, i piedi ruotano, possiamo metterli come vogliamo. Eccolo qua, il nostro Optimus Prime. È anche altino, devo dire, eh. Pensavo fosse più piccolino, invece
e anche al Tino, adesso non lo so quanto farà, siamo un po', siamo sui 11 centimetri e mezzo circa. Va bene ragazzi, un oggettino da poco, un oggettino senza pretese, ma veramente simpatico. Ok, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento scritto, con un pollicione in su se vi è piaciuta questa recensione. In ogni caso iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina che vi terrà sempre aggiornati con i nuovi video in uscita. Date un'occhiata alle mie playlist perché ce ne sono veramente tantissime ragazzi, troverete sicuramente qualcosa che vi interessa. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e da Optimus Prime!